con Roberto Lorenzetti, Fondazione Varrone, sede di una conferenza stampa d'autore per il Sei Nazioni Rugby Under 20 Italia-Irlanda in vista. Un'occasione speciale per IETI Centro d'Italia. Assolutamente sì, è proprio per questo che come fondazione abbiamo voluto sostenere con forza questa bella manifestazione, una bellissima iniziativa di respiro internazionale. La Fondazione Varrone sta investendo molto sul marketing territoriale e non c'è dubbio che anche questo evento sportivo va in questa direzione, anche per, come dire, utilizzare al meglio un gioiello come il nostro stadio cittadino, che è anche sovradimensionato per i livelli agonistici della città, quindi porlo come location per eventi di questo rilievo credo che sia una cosa molto molto positiva. E nel nuovo corso della Fondazione Varrone, che si pone come finalità l'essere più in mezzo alla gente, più in mezzo alle sue passioni, in mezzo all'essenza vitale del nostro territorio, per Rieti Centro Italia un momento di autentica copertina, un momento che pone Rieti al centro del mondo. Assolutamente, assolutamente sì. Noi sosteniamo tantissimo sport ieri, cerchiamo di farlo sempre più in una dimensione sociale. Anche in questo caso non abbiamo dato un contributo generico, abbiamo fatto in modo che 500 studenti di Rieti fossero presenti allo stadio dopo domani sera. 500 biglietti, ognuno dei quali è assegnato ad un nome e un cognome, quindi abbiamo fatto anche un grosso lavoro insieme al provveditorato, insieme agli insegnanti, proprio perché riteniamo che il rugby sia uno sport importante per i ragazzi, uno sport nei quali si impara a combattere, ma a farlo con lealtà e a capire che nel mondo esistono avversari, non esistono nemici, insomma valori importanti dei quali ce n'è un enorme bisogno. Un bel segnale anche nell'ambito di quello che è l'auspicio di vedere presto Rieti come città europea dello sport. Assolutamente sì, ce lo auguriamo tutti, insomma abbiamo tantissime chance da giocare in questo senso, la vicinanza con Roma, degli impianti sportivi che in alcuni casi sono di vera e propria eccellenza, insomma, quindi può essere una vocazione sicuramente importante. Una vocazione che come Fondazione Varrone alla quale non faremo mancare il nostro apporto. E allora tutti insieme allo stadio il giorno 22 per questa splendida partita Italia-Irlanda, diciamocela, una partita già vinta a livello simbolico. Ma assolutamente sì, l'organizzazione mi sembra molto puntuale, insomma speriamo che ci sia un bel clima, speriamo che ci sia tanta gente allo stadio e speriamo che si dice sempre che vinca il migliore, che vinca lo sport, insomma, soprattutto quando questo sport viene fatto da ragazzi giovani come questi. E come si suol dire, dulcis in fondo, e poi tutti insieme nel villaggio dove sarà presentata l'enogastronomia del territorio e ci saranno grandi eventi, che bello. Certo, e lì c'è anche quello, sarà anche in quel momento un momento di marketing territoriale, insomma. Grazie davvero a Roberto Lorenzetti, grazie alla Fondazione Varrone. Grazie a voi.